Su Facebook e siamo già in ritardo. Quindi ci accomodiamo. Ecco, il presidente diocesano c'è? Sì. Prima c'è il video, quindi bisogna spostare. Giusto. Abbassiamo un po' le luci. Abbassiamo le luci, Carmelo. E proiettiamo il video. Ecco. Dovrebbe partire. No, non lo so, Mario. Non ti so dire. Mille, in vostro, del tuo nomine, in vostro. Perdendo, acque alter dire una quarta mezzo di uni, alter via undicesima mezzo novembre, quotamis in locis modis iure statutis celebrati possi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Datum rote laterali, die trigesimo mezzis marci, anno domini millesimo undicesimo secondo, pontificato nostri decimo Franciscus. Armida Barelli, donna e profezia nella Chiesa. Siamo qui per celebrare la santità nella Chiesa con la beatificazione della nostra intervenuti. Saluto il nostro Vescovo, Monsignor Russotto. Grazie Eccellenza che ci accoglie per questo convegno che rappresenta per noi un momento di Chiesa. Saluto il Professor Preziosi, grazie per la sua disponibilità e perché ha accolto subito e con gioia il nostro invito. Saluto e ringrazio il Presidente nazionale Giuseppe Nota Stefano, nostro amico e conterraneo, che in questo periodo sta visitando instancabilmente le realtà associative presenti nelle diocesi italiane. Un caro saluto a tutti voi presenti, presidenti, responsabili e soci di AC, ma non solo. La figura di Armida Barelli viene via via conosciuta anche al di fuori dell'azione cattolica, perché la sua esperienza è ricca e trasversale nella Chiesa. E noi siamo felici che questo convegno si tenga oggi nella nostra diocesi. Perché un convegno a Caltanissetta? L'Istituto Toniolo di Milano, che è l'ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha individuato Caltanissetta come primo centro in Sicilia da cui irradiare la mostra su Armida Barelli, che sarà ospitata in parecchie diocesi dell'isola. Nel nostro museo sosterrà fino a giorno 10.
Quando nel gennaio di quest'anno l'Istituto ha contattato il nostro Vescovo, ci siamo subito attivati perché l'iniziativa prendesse corpo, con continui contatti telefonici e scambi di email col dottor Poluzzi, referente dell'Istituto. E il convegno di oggi rappresenta il momento conclusivo di questo percorso. E poi è forte il legame tra la C nazionale e quella di Caltanissetta nel tempo. Ricordiamo le visite dei consiglieri nazionali e dei presidenti nazionali negli anni passati. La C ha formato migliaia di cattolici nella nostra diocesi e il nostro vescovo conosce bene l'associazione, ma non per sentito dire, ma perché per circa un ventennio è stato assistente nazionale della FUCI. Possiamo dire che è uno dei nostri. Molti giovani fucini di allora oggi sono professionisti affermati nel campo della politica, della magistratura e del mondo accademico. Il convegno di oggi dà la giusta attenzione a una donna che ha fatto epoca e noi siamo chiamati a raccoglierne l'eredità. Questo evento vede la collaborazione del Museo Diocesano, rappresentato nella figura del direttore, l'architetto Giuseppe Di Vita, e della biblioteca del seminario, rappresentata dal direttore Don Salvatore Rumeo, al quale do la parola per un saluto. Buongiorno Eccellenza, buongiorno Professor Preziosi, buongiorno Presidente Senior, buongiorno Presidente Junior. Dal 1904 la Biblioteca Diocesana del Seminario, fondata da Monsignor Ignazio Zuccaro, per raccogliere i preziosi volumi del suo predecessore Monsignor Giovanni Guttadauro, continua ancora oggi non solo a custodire un immenso patrimonio librario, ma a mantenere la sua sacralità perché spazio di confronto, di studio e di ricerca accademica. Nella nostra biblioteca si trovano molti testi di azione cattolica e sull'azione cattolica, testi di e su Armida Barelli, sull'Università Cattolica, testi di Toniolo, di Padre Gemelli e di tante altre figure anche locali che hanno animato la storia e la vita pastorale delle nostre comunità. Segnalo la presenza inoltre di centinaia di libri delle case editrici Ave e Vita e Pensiero, soprattutto sussidi, libretti e opuscoli prodotti dall'Associazione tra le due guerre mondiali, testimonianza di una vitalità che raggiunse anche la nostra diocesi. Da noi molti sacerdoti e laici si distinsero nell'apostolato missionario seguendo le indicazioni nazionali dell'azione cattolica. A poche centinaia di metri dal nostro seminario, come voi ben sapete, ha vissuto Antonietta Mazzone, che fu delegata regionale della gioventù femminile nel 1921. E la Mazzone conobbe e incontrò personalmente Armida Barelli e Pierina Belli. Si dedicò anima e corpo alla diffusione dei circoli femminili in tutta la Sicilia. Una grande anima di Dio. Così come diceva Mario, un legame molto forte quindi tra la diocesi e l'azione cattolica. Proprio dove oggi noi siamo convenuti, a partire dagli anni 60 in poi, in una stanza adibita a cappella, mensilmente si radunavano per il ritiro dettato dall'indimenticabile Monsignor Campione, le missionarie della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, le aderenti dell'opera della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo e gli aderenti dell'Istituto Secolare Cristo Re fondato da Giuseppe Lazzati, proprio dove oggi noi siamo. Un segno di continuità che ci fa ben sperare. Buon convegno a tutti.
Grazie Padre Salvatore. Passiamo al primo intervento, che è del dottor Preziosi, storico dell'Azione Cattolica e vice postulatore della causa di beatificazione di Ermida Barelli. È stato vicepresidente nazionale adulti di Azione Cattolica e alle elezioni politiche del 2013 viene eletto deputato della 17ª legislatura della Repubblica Italiana. Ha inoltre fondato Argomenti 2000, una realtà che promuove la formazione e l'impegno politico. Autore di saggi di storia contemporanea, ha diretto l'Istituto Paolo VI per la storia dell'Azione Cattolica e del Movimento Cattolico in Italia. Attualmente è direttore del Centro di Ricerca e Studi Storici e Sociali e presidente dell'Opera della Regalità. L'ultimo lavoro, La Zingara del Buon Dio, con l'introduzione di Papa Francesco, è pubblicato dalla San Paolo ed è qui disponibile. Oggi ci parlerà di Ermida Barelli, amica di Dio e protagonista nella vita della Chiesa. Grazie dell'opportunità e buona giornata. Molto volentieri metto insieme qualche riflessione, qualche considerazione sulla vita e la biografia così intensa di questa figura femminile che è senz'altro, dal punto di vista anche della storia civile del nostro paese, tra le principali figure femminili del Novecento, purtroppo sottovalutata dalla storiografia per una serie di motivi che ho cercato anche in qualche occasione di spiegare, rimossa anche da storie ufficiali del Movimento Cattolico, messa in maniera marginale, pagando forse la vicinanza con Padre Gemelli, figura un po' problematica anche del Novecento italiano, ma anche per quella realtà che forse vede favorita maggiormente la presenza maschile anche dal punto di vista dell'indagine storica e confinata quella femminile in una figura un po' ancillare, di complemento più che di protagonismo vero e proprio. La sua biografia merita di essere conosciuta perché ci restituisce un'immagine a tutto tondo di una persona assolutamente in prima fila nel Novecento italiano, una persona che ha ottenuto dei risultati passando per un percorso, come cercherò di spiegare, di tipo formativo, dei risultati notevoli, ben maggiori a molte altre presenze. Quando muore nel 1952, la gioventù femminile conta 1.500.000 soci. Non è un fatto numerico di numeri, ma è la ricaduta in termini di formazione, di mentalità che questa realtà associativa ha comportato. Ha formato in quel modo tante vocazioni sicuramente religiose, migliaia, ma tante madri di famiglia, tante spose, cioè tante donne capaci di vivere la loro condizione umana, e ha formato anche tante persone capaci di essere dentro la vita sociale del paese, non per un aspetto emotivo o contingente, ma a frutto di formazione ricevuta in maniera intensa. E questo è, diciamo, fra noi amici dell'Azione Cattolica, una delle eredità maggiori, perché la sua biografia esalta il valore della formazione, l'effetto che fa la formazione quando è fatta seriamente, quando è fatta integralmente. Io ho concordato col Presidente di entrare in particolare su un aspetto che è quello della sua vita anche spirituale, ma anticipo che farò un flash iniziale sulla biografia, giusto per richiamare delle coordinate, delle date, così le condividiamo, e un piccolo flash finale sul ruolo dell'emancipazione della donna, a cui tengo molto perché è uno dei grandi valori per cui dobbiamo anche recuperare questa biografia. La sua biografia inizia in maniera molto semplice. 1882 nasce a Milano, al centro di Milano, da una famiglia benestante, famiglia che non ha una gran pratica religiosa, anche se la sorella Gemma, nella posizio canonica, dice: ma nostro padre ci teneva che andassimo alle funzioni, ci faceva accompagnare per andare alle funzioni, ma era quella religiosità un po' formale delle famiglie bene milanesi. In realtà la famiglia della Barelli è una famiglia cattolico-liberale, estranea al movimento intransigente cattolico, che allora andava per la maggiore. Il movimento cattolico fondato anche dalla Gioventù Cattolica, da Fania Quaderni, è un movimento intransigente, cioè si colloca contro lo Stato liberale unitario per il noto fatto che abbiamo chiamato questione romana, cioè la fine dello Stato pontificio in maniera traumatica e la soppressione degli enti, proprio dei patrimoni degli enti religiosi, eccetera. Quel fatto traumatico fa sì che fra 8 e 900 il movimento cattolico e l'Azione Cattolica che nasce
con chiarezza nei primi del Novecento, con l'anticipo della Società della Gioventù Cattolica a metà Ottocento, è un movimento intransigente. Culturalmente la Barelli è estranea a questo movimento, la sua famiglia è una famiglia cattolico-liberale. Il padre, Napoleone Barelli, ha partecipato alla presa di Roma nel 1870, come dico scherzando, dalla parte degli italiani, non dalla parte dei pontifici per la breccia di Porta Pia. Sia il padre che la madre hanno ascendenze garibaldine, hanno in famiglia dei garibaldini, protagonisti delle battaglie di Giuseppe Garibaldi, e hanno una formazione che dà il senso civico alla Barelli, un senso dello Stato che lei acquisisce in virtù proprio di questa estrazione familiare. La vita sua religiosa parte in maniera più matura con il collegio, quando finisce gli studi iniziali e viene mandato in Svizzera, a Metzingen, in un collegio tenuto da suore francescane. In realtà il padre spirituale è un benedettino, un fatto importante, e lei pian piano entra nel meccanismo così delle proposte religiose che le vengono fatte, rispetto alle quali un po' recalcita, dalla meditazione, l'alzata alle 5:30 del mattino, la messa all'inizio, erano una realtà molto rigida anche per queste giovani ragazze di famiglie bene. Eppure dentro quel percorso scopre qualche cosa che la attira verso il Signore in maniera nuova, che le fa percepire, e dobbiamo usare questa parola, che per me è una parola chiave nella storia dell'azione cattolica, le fa percepire la vocazione. Io dico sempre, è un'accentuazione che io do, l'azione cattolica è una storia vocazionale. Non nasce soltanto da motivi storico contingenti, dai segni dei tempi, nasce da una chiamata precisa del Signore. E questo è importante metterlo in rilievo. E lei percepisce una chiamata, talmente la percepisce che vorrebbe farsi suora, manda una lettera a casa, i genitori la vengono a prendere, un anno di cure, di balli, di società a Milano per farle passare questo grillo dalla testa, e poi, come dire, ritorna in collegio, e quando rientra nel 1901 a Milano, ha 10 anni di ricerca di che cosa deve fare nella sua vita, e dentro quella ricerca ci sono gli incontri fondamentali, quello con Gemelli nel 1910, eccetera, che la portano a fare questa scelta di una laicità vissuta nel mondo con una consacrazione secolare. Una strada nuova che apre, veniva accennato nel saluto del direttore prima, che apre un percorso nuovo anche rispetto alle forme di chiesa. Sarà quella forma di chiesa che negli anni 40 la Provida Mater, un'enciclica del pontefice Pio XII, riconoscerà come istituti secolari, una forma di chiesa, ma che lei anticipa come vocazione personale e come incontro con le sorelle. Tutto questo che ho detto a raffica era il mio flash sull'inizio della biografia. Entro di più sul tema della spiritualità, poi riprendo chiusando alcuni passaggi. Armida Barelli vive la sua fede con crescente profondità, una fede che conduce a Cristo stesso incontrato, amato e presente, che coinvolge la vita in tutte le sue dimensioni. È una fede semplice e forte al tempo stesso, non meno che per i religiosi la chiamata, la vocazione, è la chiave di volta del laico, della persona che vive nel mondo. Una chiamata che incontra la vita e chiede una risposta radicale, che si proietta sull'intera esistenza della persona. La vocazione non mortifica la vita, ma la esalta. Nella costanza, nel nascondimento, realizza l'istanza più profonda dell'esistenza. E la Barelli è testimone della capacità di realizzarsi pienamente come donna, rispondendo alla propria chiamata vocazionale, con le modalità che caratterizzano quei grandi movimenti spirituali che segnano il passaggio tra 800 e 900 e rispetto ai quali la Barelli si differenzia proprio perché dà un apporto più spiccatamente laicale, percorrendo quella strada innovativa e originale che porterà verso la forma di consacrazione secolare di cui parlavo prima. La sua è senz'altro una chiamata laicale che anticipa, e questo è un dato importante della storia dell'azione cattolica, la nostra storia ha in tanti passaggi anticipato il magistero. Il magistero non nasce da solo, nasce come risposta all'esperienza dei credenti. Il magistero, se andiamo a prendere gli elenchi dei discorsi, è fatto in occasione di convegni, di incontri, quindi è provocato dalla vita del laicato. Ed è normale, ed è bello però farlo emergere, che la nostra, come dire, storia è fatta di persone che hanno anticipato ciò che poi è diventato, nel Concilio Vaticano II ad esempio, magistero per tutti. È un passaggio interessante anche della biografia di questi laici.
E la sua è senz'altro una chiamata laicale che anticipa con efficacia quanto il Concilio scriverà nel capitolo IV della Lumen Gentium. Pur nelle forme rigide e separate di quel tempo, lei vive un'intensa partecipazione al corpo della Chiesa, secondo l'immagine di Paolo agli Efesini, un corpo ben compaginato. Anticipa così e fa vivere a tante giovani ciò che il Concilio affiderà all'intero popolo di Dio. La sua fede è laicale in quanto è fondata sul battesimo che ci incorpora Cristo e costituisce il popolo di Dio. Così i laici, dice la Lumen Gentium nel numero 31, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo cristiano. Ecco, anticipare questo dato magisteriale vissuto nella sua vita nelle forme di allora. Al sacerdote si bassava la mano perché consacrava l'Eucaristia, si dava del voi, ma c'è un rapporto diretto, fraterno, apostolico, perché quell'apostolato era fatto da persone che diventavano gradualmente con la formazione consapevoli dell'appartenenza battesimale e della loro appartenenza in piena dignità a quel corpo e a quel popolo. Vive la sua partecipazione al popolo di Dio che ha un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, sperimentando pertanto la dignità dei laici nel popolo di Dio e la collocazione piena nella distinzione dei ministeri con i pastori. Anzi, in questo senso, lei offre un'intensa testimonianza fino ai più alti vertici del rapporto con il Papa, in particolare con Benedetto XV e con Pio XI, con cui aveva un rapporto diretto. Ci sono delle informative della polizia fascista degli anni 30 che dicono che è tipo la papessa Giovanna, crea problemi anche ai cardinali di curia, perché ha accesso diretto e può fare quello che gli altri non possono fare, ottenendo dal Papa direttamente delle risposte che magari smentiscono quella del cardinale presidente della congregazione. Tutto questo partendo dalla fede. C'è una frase molto bella di Padre Gemelli, cercherò sempre di citare delle cose, a me piace molto far conoscere quello che poi non abbiamo a volte tempo di andare a cercare. Gemelli dice così: della sua fede le prove, di ogni giorno e di ogni ora, io che ebbi la fortuna di averla fin dal 1910 come collaboratrice, posso dire che quando si studiava il disegno di un'opera era sempre in lei pronto ed immediato il richiamo alla volontà di Dio. La sua fede si manifestava nel grande amore per il pontefice, per i vescovi, per tutti i sacerdoti. La sua fede si manifestava soprattutto con l'amore al cuore di Gesù e alla sua madre. In tutto, negli uomini, nelle cose, negli avvenimenti, cercava la gloria di Dio. Ed è da dire che a questo spirito di fede arrivò mediante un progredire graduale nella vita di grazia. Direi in un altro punto, non nasce santa, ma si propone questo obiettivo e c'è una crescita graduale. Quella crescita graduale che veniva sostenuta dalle forme che noi praticavamo normalmente anche in Azione Cattolica, gli esercizi, i ritiri, la meditazione, cioè quei passaggi che portavano a dare concretezza a quell'obiettivo che ci si era dati, essendosi sentiti chiamati alla santità, non ad una vita qualunque. La sua è quindi una fede salda e semplice allo stesso tempo, come quella di un bambino. Agatha Braig, che era una sua compagna di collegio, che poi si farà effettivamente suora, ai tempi ricorda una frase spesso ripetuta da Armida per dire la semplicità e la forza della sua fede: io credo semplicemente tutto quello che la Chiesa insegna. Non c'era una, come dire, una faciloneria, una creduloneria. Lei resiste a Pio XII, a un certo punto sul tema degli istituti contrasta quello che Pio XII ha scelto e lo fa in maniera irruente, come era nel suo carattere, tanto che Pio XII si offende e per un anno non la riceve più, non le risponde neanche alle lettere che manda. Dovrà intervenire Montini, che come sempre mediava in queste situazioni, per farla in parte riconciliare. Le consiglia di scrivere una lettera di scuse, ma lei in fondo alla lettera, dove si prostra, si scusa, ribadisce che però il suo punto di vista era quello, e glielo ribadisce ancora. Pio XII non gradisce che questa laica continui a insistere sul suo punto di vista. Però il punto di partenza non è una riottosità meccanica, una rivendicazione, è possibile farlo dentro questa fede profonda in tutto quello che la Chiesa insegna. Ecco perché questo passaggio è, come dire, importante. E poi ancora ricorda il grande interesse che, per la religione, che lei la portava a prendere appunti anche durante le prediche dei sacerdoti. Armida, con la formazione laicale che propone anche la GF, con un impegno tenace per il riconoscimento
delle missionarie dell'Istituto Secolare, contribuisce più di ogni altro, ha notato un sacerdote importante del Novecento, molto attento alla dimensione spirituale, Don Divo Barsotti, Almida contribuisce con questo suo modo di fare più di ogni altro ad inserire la vita religiosa nella vita concreta del mondo secolare. È un'affermazione di Barsotti molto interessante, detta da uno che era anche un mistico, era una figura molto particolare. Dando vita ad un movimento religioso, dice Barsotti, eminentemente evangelico, quello della gioventù femminile, che contribuisce a rinnovare in qualche modo la grande esperienza francescana, liberando la vita religiosa da molte difese e chiusure, riuscendo ad influenzare tutte le classi sociali. Una grande esperienza che la porta ad aprirsi al mondo, a donarsi agli uomini in testimonianza pura di vita evangelica, come lievito nella massa. Come sono vicine queste intuizioni al nostro modo oggi di intendere, anche alla luce del Magistero Conciliare, la nostra presenza nel mondo. Il modello è quello che le indica prima padre Matiusi, un gesuita famoso, un tomista particolare, da cui si fa dirigere spiritualmente quando, tornata a Milano, frequenta la piccola opera di Rita Tonoli, un'opera di carità per i bambini, per i fanciulli, figli disagiati, dei carcerati e altro. E poi da padre Gemelli, che la indirizza verso il francescanesimo. Lei conosce il padre Gemelli del 1910 e questo passaggio diventa molto importante per lei. Lei non sceglie Gemelli come direttore spirituale. Aveva una caratteristica molto interessante che è riscontrabile in tutto un filone anche dell'azione cattolica. Dava come indicazione alle sue dirigenti: non scegliete come direttore spirituale il sacerdote con cui collaborate in associazione. È un tema interessante, lo dico così scherzosamente avendo un vescovo di fianco, per mantenere anche una certa autonomia, no? È interessante, per creare un po' di pluralità. Non scegliete, no? E quindi lei non sceglie Gemelli. Gemelli le suggerisce padre Mazzotti, un francescano, allora provinciale, sarà poi arcivescovo di Sassari, figura importante nella riscoperta novecentesca del francescanesimo. Ebbene, in questa sperimentazione anche di un francescanesimo più nuovo, entra nel terzo ordine ma ci si trova a disagio, dice ancora una cosa vecchia, non è una cosa che può fare per oggi, bisogna trovare forme nuove, quindi c'è un tentativo dall'interno anche, e poi via via attraverso quello che è l'approfondimento della spiritualità classica dell'azione cattolica, che lei riesce con il suo contributo a innovare. Ve lo faccio con questo passaggio con un esempio. Opera sulla pianta di quel laicato consapevole che aveva già visto in Mario Fani, in Giovanni Acquaderni, nel 1867-68, la nascita della Società della Gioventù Cattolica, con l'esperienza cristiana segnata da quel famoso trinomio che abbiamo coltivato a lungo: preghiera, azione, sacrificio. PAS, no? Preghiera, azione, sacrificio. Armida Barelli è capace di offrire un contributo innovativo che sa di genialità femminile e francescana insieme, nell'andare al centro di questa spiritualità dell'incarnazione. Se preghiera e sacrificio sono le molle dell'agire per il fine apostolico, per ogni fedele, Armida Barelli si ricordò sempre nei suoi piani di apostolato, nelle iniziative che faceva, che caratteristica di esso è la concretezza fatta di simpatia, di povertà, di attività leale, veloce, indefessa, no? Costante. Alle giovani reclute della gioventù femminile, che più diceva che più che le mani bisogna adoperare il cuore nel fare il bene e non bisogna aspettarsi né riconoscimento, né agi, né onori, né riposo. Gemelli aveva dato quell'indicazione: lavorate, lavorate, lavorate fino a crepare. Era un lombardo concreto, no? Alle sue missioni diceva: lavorate, lavorate fino a crepare, no? Quindi neanche riposo, per un verso. A ben vedere, la formazione del sacrificio, che ha rappresentato fin dalle origini un punto cardine del programma educativo della gioventù femminile, è un elemento e un momento irrinunciabile, al pari della fedeltà quotidiana, alla preghiera, specie eucaristica. E questa è una sottolineatura importante della Barelli, la preghiera eucaristica. Altro punto qualificante del suo programma formativo è l'educazione globale, che era in definitiva educazione alla carità o santità apostolica, vale a dire all'amore di Dio, all'intimità con Dio, all'esperienza personale di Dio, che poi trabocca in testimonianza di Lui presso i fratelli.
questa immagine del trabocca era legata anche a quel famoso libro di spiritualità dell'Abate Chatard, L'anima di ogni apostolato, dove l'immagine del canale che si riempie e trabocca e quindi va agli altri era costante. È un volume che esce nel 1907 in Francia, poi viene... Barelli sapeva tre lingue, quindi loro, lei e Gemelli, leggono i Guardini, eccetera, in lingua originale, prima della traduzione che spesso fa La Vita e Pensiero negli anni venti. Ma in quel volume dell'Abate Chatard, Gemelli lo dava come libro di meditazione a tutte quelle che si avvicinavano alle missionarie, quindi era un'indicazione precisa, ma molto diffusa nella spiritualità di allora. Dov'è il suo rinnovamento? Lei cambia, dà alla GF un trinomio diverso, non preghiera, azione e sacrificio, ma vedete come traduce le tre parole, eucaristia, apostolato, eroismo. Traduce la preghiera con l'eucaristia, la centralità eucaristica dell'adorazione. Quando si fonda la Cattolica nel 1921, lei si vanta di aver fatto iniziare già un giorno prima l'adorazione permanente nella cappella dell'università, dicendo prima abbiamo iniziato l'adorazione e poi il momento ufficiale, l'inaugurazione delle attività accademiche. Trasformare l'azione, ad evitare anche i rischi di attivismo, in apostolato. Non era un'azione qualunque, tanto per fare, era azione apostolica, era apostolato, e il sacrificio fino alla misura estrema, eroismo, il sacrificio fino alla fine. Il trinomio della GF, che pareggia e si confronta con preghiera, azione e sacrificio della JAC degli anni 30, è eucaristia, apostolato e eroismo. È una vera ascesi quella che comincia in questo lungo percorso, che la porta anche, come dire, ad avere una sua ricerca personale nella fede, che la portava, per il suo carattere molto vivace, molto, molto autonomo, quella famiglia benestante da cui viene, gli aveva dato un'autonomia anche di carattere che comportava poi un certo stile nel modo di vivere anche la fede. C'è un aneddoto divertente che ricorda Maria Stic. Una sera padre Fedele Prati, predicando nel coretto di San Damiano ad Assisi, ebbe a dire: bisogna fare la volontà di Dio, bisogna volerla fare con gioia anche quando è più opposta ai nostri desideri. Si sentì una voce: ah, questo poi no. Era Armisi che diceva: beh, un momento, fa la volontà di Dio, ma perché quando è opposta ai nostri desideri, se i nostri desideri sono buoni? Ecco, nel modo bambinesco, se volete, fanciullino, di interrompere la meditazione, per quei tempi era anche una cosa abbastanza strana, no? Di un predicatore nel sacro luogo del coretto di San Damiano, dove aveva iniziato la sua esperienza religiosa a Santa Chiara, c'è però la sua personalità. E nell'introduzione a questo poi no, c'è il dire: un momento, la volontà di Dio, ma c'è anche la nostra, il nostro desiderio, il nostro progetto, quasi un trattare, no, con Dio, che è tipico di chi, vivendo un certo percorso di fede, può permettersi anche questo tipo di rapporto con Dio. Fare la volontà di Dio diviene un suo proposito costante. È così forte in lei il desiderio di agire secondo la volontà di Dio che, come ha testimoniato una sua collaboratrice, alle missionarie faceva recitare questa preghiera: cuore di Gesù, fa che la sorella maggiore faccia con tanto amore la tua volontà. Si faceva aiutare anche nella preghiera ad adeguarsi alla volontà di Dio. Osservando la sua vita, la scansione delle giornate, noi la preghiera intensa, interrompeva alle 5 qualunque attività d'ufficio, come cassiera dell'università dove, all'interno della quale abitava, perché c'era la benedizione eucaristica, che allora era un punto forte, si riponeva l'eucaristia che era stata esposta nello stensorio per l'adorazione, e lei l'interrompeva e voleva che anche il personale interrompesse e andasse in cappella. Certo, erano tempi diversi, tempi lontani. Noi abbiamo recitato fino agli anni 90 nei nostri uffici in Cattolica l'Angelus a mezzogiorno, come si usa fare solo in Santa Sede o in pochi altri posti. Io l'ho continuato a far fare pur con qualche amico che mi diceva che era poco laicale, ma insomma io mi sono sempre molto preoccupato poco di queste critiche. L'ho continuato a fare finché ho avuto quell'ufficio, perché credo che questo pregare incessantemente, anche dentro il lavoro, anche dentro il momento lavorativo, abbia un suo senso. E poi la centralità dell'adorazione eucaristica e degli esercizi spirituali. È un passaggio fondamentale. Ci crede talmente che quando nel 1929, insieme a Gemelli, fonda l'opera della regalità, affida questa opera, oltre che la promozione liturgica, la traduzione della liturgia in italiano, fu un'opera fondamentale. Noi non possiamo
Oggi noi facciamo fatica a partecipare alla liturgia che è in lingua corrente. C'è gente che mi dice che non capisce cosa sta succedendo ed è in lingua corrente. Ma voi dovete pensare che cos'era quella liturgia quando una cancellata, un inferiato divideva il presbiterio dal popolo dei fedeli e si parlava solo latino. Gemelli Barelli prendono dall'apostolato liturgico di Genova, dove un gruppo di baldi sacerdoti, tra cui il giovane Lercaro, avevano messo in piedi un gruppo di apostolato liturgico, prendono un'idea e fanno la messa del popolo italiano. Stampano alcuni milioni di copie alla settimana di un sedicesimo piccolino che viene mandato alle parrocchie con i testi in italiano della liturgia per consentire la partecipazione. E i responsori per i vari sacramenti. Fino all'ultimo aneddoto, muore nel 52, le viene amministrato in extremis l'unzione degli infermi, l'estrema unzione come la chiamavano allora, lei che non parla più perché è paralizzata e la gola è paralizzata, scrive sulla lavagnetta un ultimo, diciamo così, desiderio che dice l'idea di una preghiera comunitaria. Dice distribuite la pagellina con il rito dell'estrema unzione perché i presenti potessero partecipare. Questo percorso degli esercizi porta a fondare le oasi. Nascono in tante parti d'Italia dei luoghi di spiritualità, inizialmente nei luoghi francescani, ad Assisi, alla Verna, ma poi a Cavoretto, vicino Treviso, a Cerisano in Calabria, due in Campania. Nascono dei luoghi dove per tutto l'anno si programmano corsi di esercizi spirituali, perché chiunque aveva ruoli di responsabilità non poteva non fare gli esercizi spirituali, che allora erano chiusi, duravano più o meno una settimana ed erano fatte con una certa intensità. E così via. Quando è a Roma, gli uffici dell'Università Cattolica erano in via della Scrofa, a due passi dalla Camera, lì vicino Piazza San Silvestro, c'è la chiesa di San Claudio, tenuta dai sacramentini, andava a fare l'ora d'adorazione, appena poteva si sgattaiolava verso la chiesa di San Claudio, dove c'è proprio un trono con tanto di ermellino ancora rimasto per l'adorazione, andava a fare l'ora d'adorazione. Perché dico questa realtà di preghiere semplici, di devozioni semplici, la centralità del Sacro Cuore, sarebbe tutto un filone, il Sacro Cuore è una devozione che fra l'8 e il 900 prende una valenza anche sociale e politica, è stata studiata da Menozzi, da altri in Italia con molta attenzione, cioè è, come dire, è dentro quel disegno di ricristianizzazione che risponde a una deriva di secolarismo che si era già diffusa in molti paesi del mondo. Ma la Barelli lo prende come devozione, ma lo visita a suo modo, è il cuore misericordioso. Perché il Sacro Cuore lo vuole, come dire, come titolo all'Università Cattolica? Cosa c'entrava con l'Università Cattolica? Difende questo titolo quando anche il Papa le fa notare, ma è già cattolica, no? Non esagerate, potrebbe anche bastare. Perché lo vuole? Perché le persone semplici possono capire che il Sacro Cuore ama la cultura, perché quella cultura lei la vedeva soltanto in questa chiave, non era un intellettuale, non era interessata agli intellettualismi, era una cultura che dava forza al laicato per essere se stesso nel nuovo contesto del mondo dove doveva vivere. E allora doveva diventare cultura popolare, non bastava la cultura alta, l'elaborazione per i dotti che interloquiva con le altre culture, ma serviva la cultura popolare. E quindi, come Gemelli nel 1909 fonda la rivista di filosofia neoscolastica per controbattere le idee filosofiche del grande mondo di cultura, lei partecipa nel 14 alla fondazione di Vita e Pensiero, che diventa nel 18 una casa editrice, veniva citata prima, che produce tantissimi testi e lo fa rivolgendosi anche alla cultura popolare, testi anche semplici, che divulghino, che diano forza al laicato. È una formazione che lei coniuga con la gioventù femminile, utilizzando i maestri, diciamo, dell'Università Cattolica, a partire da Monsignor Olgiati, come maestri della gioventù femminile. Sostanzialmente stabilisce un rapporto. Noi raccogliamo i fondi, vi diamo la possibilità di vivere attraverso la giornata universitaria e l'associazione Amici, voi ci date un ritorno di cultura, di formazione, di livello universitario, avendo l'umiltà di spezzarla per la gente semplice. E noi abbiamo avuto il miracolo in Italia di persone addirittura analfabete che raccoglievano i fondi per l'Università Cattolica, avendo capito il senso che non era quello di fare loro l'università, ma di sostenere un impegno culturale che già Giuseppe Toniolo vedeva a fine Ottocento come necessario per il risveglio di un movimento dei cattolici in Italia, e così via.
Allora io credo che ci sia, e poi faccio solo il flash, ci sono, io non possiedo l'orologio da mai, però l'ho regalato quello della crisi, ma non so neanche chi, quindi sono a tempo. Ma poi faccio il flash finale, ma volevo chiudere questo aspetto dicendo soltanto, non è una formazione per pochi. Lei ha chiaro che non deve diventare santa solo lei. Ho fatto un tentativo di pubblicare un'antologia di 150 lettere scritte dalla periferia italiana, ce ne sono diverse anche dalla Sicilia, tra il 18 e il 21 alla Barelli. È una cosa importantissima, perché c'è uno spaccato della condizione femminile, della condizione ecclesiale, ma anche di questo desiderio di santità. C'è gente che nel 18-19 le scrive: signorina, vogliamo diventare santi come lei. C'è un riconoscimento oggettivo quasi di santità. Noi vorremmo vivere come vive lei, però qui da noi non è possibile. Voi pensate che quella volta i vescovi restavano tali anche a 90-93 anni, quindi c'era una stabilità a volte nelle diocesi dovuta al fatto che anche il vescovo non muoveva. E quindi ci sono queste giovanissime donne, maestre di paesini, della Basilicata, che scrivono: ma qui da noi i vescovi sono dei vecchioni, non ci fanno fare niente. Il parroco ha detto: mica vorrete fare la predica voi al posto mio, no? Preoccupandoci di questo risveglio delle giovani donne. Quindi uno spaccato interessante, che dice però di queste donne che chiedono a lei: come possiamo fare a diventare sante? Che cosa possiamo fare per dedicare la nostra vita senza andare in convento? E siccome glielo scrivono in tante, lei va da Benedetto XV, si confronta e parte quell'iniziativa di un laicato dedicato all'apostolato che prende anche i voti, che sta dentro l'azione cattolica, non è l'azione cattolica, può essere percepito talvolta anche con una difficoltà. Lei stessa dice, qualcuno in una lettera, qualcuno ci considera una specie di massoneria dentro l'azione cattolica, no? Perché abbiamo in mano le dirigenti, sono consacrati con noi. L'equilibrio è importante, però è molto interessante quello che avviene. E tutto questo perché lei prende questo aspetto come una progressione continua della sua vita. Abbraccia questa chiamata, abbraccia questa vocazione, si fa aiutare da tanti sacerdoti, ma lo fa con una progressione continua. Non nasce arrivata, ma arriva gradualmente, e lo fa utilizzando quegli strumenti che intelligentemente condivide poi con la gioventù femminile, in modo che migliaia e migliaia di donne ne possono usufruire. È quello che dicevo all'inizio, c'è un segreto, non c'è solo lei e la sua biografia, c'è la ricaduta enorme che c'è stata in Italia in termini di risveglio religioso, di impegno per l'emancipazione della donna, di impegno anche sociale e civile. E chiudo la battuta sulla rivoluzione. Quella della Barelli è una rivoluzione pacifica, cioè non ha fatto come dire, qualcosa di particolarmente rivoluzionario, non c'è un disegno. È molto bello un telegramma che manda Montini a Gemelli nel 1954, parla di una immensa opera compiuta dalla Barelli. Montini era molto in contatto con la Barelli, perché la Barelli andava continuamente anche in Santa Sede, si conoscevano dagli anni della Fuci, c'è tutto un tema interessante, gioventù femminile Fuci, molto interessante anche nel confronto. Lei a volte si confronta con la Fuci nazionale dicendo, non che non la vede bene, ma dice: io però vorrei che le migliori ragazze nostre, le intellettuali, restassero anche dentro la gioventù femminile per essere guida delle altre, se me le porti via. Quindi c'è tutto un dibattito delle dinamiche associative, come le abbiamo chiamate in anni recenti, però interessante. E lei fa questo percorso, dicevo, questa immensa opera, partendo da quel dato elementare che ho sottolineato prima, cioè, e lo faccio con l'esempio dell'emancipazione femminile, lei non è femminista, non nasce femminista. Pensate che poteva anche essere femminista, perché a Milano nei primi del Novecento c'era un movimento femminista cattolico. Adelaide Coari scriveva su una rivista che si chiamava L'Azione Mugliebre, erano un po' aulici i titoli. C'era Elena da Persico, che scriveva anche lei su questa rivista. C'erano delle figure di donne anche intellettuali che nei primi del Novecento si erano avvicinate al movimento della prima DC di Romolo Murri, no? Erano murriane, e battevano il tasto di un'emancipazione della donna che faceva pandan con i socialisti, per un certo verso, in termini di rivendicazione. Lei non tocca questo terreno, è estranea a questo terreno. Il grande contributo all'emancipazione femminile lo dà sulla base di quella riscoperta battesimale, aiutando tante giovani donne a riscoprire la loro dignità battesimale. Da quella dignità nasce una presenza, la consapevolezza di un compito, di un ruolo, che si espande, ed è stato un segno importantissimo nella storia d'Italia.
Quei numeri dicono una cosa importante, ma anche la ricaduta sociale è stata enorme. Quando nella sua consapevolezza sociale, voi pensate, già nel 1922 lei è per il voto alle donne, lo dice in un incontro delle leghe femminili, quindi prima ancora del fascismo, ma quando nella liberazione si arriva alla stagione democratica, lei si getta a capofitto nelle missioni sociali, percorre l'Italia per aiutare le donne non a votare appena per un partito, ma a votare, a partecipare, ad iscriversi ai partiti, a iscriversi ai sindacati. Lei non si iscrive mai né al Partito Popolare di Sturzo né alla Democrazia Cristiana, perché ritiene che le figure apicali dell'Azione Cattolica debbono stare su un piano diverso. È la nota religiosa che precede la scelta religiosa. Ma aiuta consapevolmente tante donne ad entrare. E c'è una statistica difficile da fare, perché mentre noi possiamo facilmente rilevare quante sono diventate religiose nella GF, facciamo fatica a dire quante madri, saranno centinaia di migliaia, sono diventate madri dignitose e feconde nelle loro vite familiari, e facciamo fatica a dire quante sono diventate poi amministratrici nei territori e anche dei comuni. Chiudo così, l'altro giorno ero a Rovereto, una signora di 91 anni mi ha avvicinato con tutta la tipologia tipica della gioventù femminile e delle missionarie scritte in volto, e mi ha detto grazie, 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 vedi, io sono stata la presidente della GF e poi ho fatto per 10 anni il vice sindaco qui a Rovereto. Noi purtroppo di questo non abbiamo un censimento, ma sono state centinaia e centinaia le donne che, risvegliate da quella consapevolezza, hanno preso anche una responsabilità civica. E tutto questo per quel nucleo spirituale che la Barelli ha saputo incarnare. Grazie Ernesto per questo ricco e articolato intervento. L'attività instancabile di Armida è nutrita, come abbiamo visto, sempre da una profonda spiritualità. Sembra che abbia incarnato ante litteram la figura del laico delineata dal Concilio Vaticano II. L'apostolato del laico ci introduce all'intervento di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica. L'esperienza di Giuseppe nasce in AC da AC Errino e la dedizione all'associazione è stata continua. Responsabile nazionale dell'ACR dal 99 al 2005, componente del centro studi di AC, membro del consiglio scientifico dell'Istituto Vittorio Bachelet e consigliere nazionale per il settore adulti e dal 2014 vicepresidente nazionale adulti. Nel 2021 è stato nominato dalla CEI presidente nazionale e docente di statistica economica all'Università LUMSA di Palermo. Il titolo del suo intervento è «Con tutti e per tutti, la C in cammino per la Chiesa in uscita». Giuseppe, oggi quale eredità raccoglie l'Azione Cattolica dall'esperienza di Armida Barelli, appunto per incarnare questa Chiesa in uscita voluta da Papa Francesco? Grazie. Innanzitutto un carissimo, affettuoso, fraterno saluto a tutti voi. Ringrazio il Presidente Mario che, quando mi ha invitato per questo giorno, mi è sembrato provvidenziale, avevo già preso un impegno con la mia diocesi, diciamo, madre di Agrigento, quindi Agrigento e Caltanissetta mi sembrò una perfetta accoppiata per questo weekend, che mi permette anche di stare oggi con la mia mamma, e quindi diciamo vi ringrazio per questo, che considero un dono, perché altrimenti sarei stato chissà dove a fare, sempre a svolgere il mio servizio associativo. Poi torno con grande gioia a Caltanissetta per tanti motivi, perché rivedo il Vescovo Don Mario, perché incontro tanti amici con i quali siamo continuamente in contatto, soprattutto grazie all'associazione, ma anche a tanti altri percorsi che grazie all'associazione possiamo sviluppare. Quindi per me è un momento gioioso. Non ultimo anche la possibilità di stare con Ernesto. Di condividere, di ascoltarlo, di arricchire, di arricchirmi con gli stimoli, e stamattina me ne ha dati, devo dire, parecchi.
E oggi convocati anche da questo straordinario evento di grazia che è stato la beatificazione di Armida Barelli. Io vi devo confessare che sono rimasto sorpreso, e mi piace dirlo perché è una delle cose che insisto, di come questo dono che abbiamo ricevuto, perché è un dono della grazia quello che abbiamo ricevuto della beatificazione, sta producendo frutti spirituali, e io sono sicuro anche frutti associativi sorprendenti, perché la figura di Armida Barelli è una figura che nella sua semplicità, il Vescovo del Pili giustamente dice la presentiamo così, con questo sguardo, un po' questa capigliatura un po' age, antica, diciamo, sembra il quadro di quella zia, quella signorina che è rimasta. Però ci sono immagini bellissime, ne ho trovata una che ho voluto mettere nel posto che ho fatto il giorno della beatificazione, dove lei è distrutta, forse uno di quei giorni che tornava zingara dai viaggi, ma è di una bellezza straordinaria, dentro quella fatica che disegna quel volto disfatto, c'è una bellezza che esprime la pienezza di quella vocazione, di quella giovane che scendendo le scale del palazzo vescovile, era andata dal Papa, dal Vaticano, diceva io non mi appartengo più. Una donna, una cristiana, una laica che ha vissuto la bellezza di una vita piena donata per gli altri. Secondo me questo è l'elemento di grande attrazione che oggi colpisce anche e soprattutto i più giovani, che certo vedono in lei la figura di una donna che ha vissuto con pienezza il suo essere donna, assumendosi le responsabilità all'interno della gioventù femminile, all'interno dell'azione cattolica, dell'università cattolica, una donna che ha espresso un suo protagonismo, oggi diremo con una parola che dobbiamo usare con molta prudenza, perché non vuole esprimere, diciamo, appariscenza, ma una responsabilità nell'esercitare un ruolo. Quindi tutto questo oggi ha una grande capacità di attrazione, perché è un tempo in cui la Chiesa sta cominciando a riconoscere l'importanza del dare ancora di più spazio a questa presenza, a questo genio femminile, come lo chiamava San Giovanni Paolo II. Quindi una figura straordinaria, una figura moderna. Ernesto, che dobbiamo ringraziare per il lavoro che ha fatto, in quanto studioso, storico, appassionato, in quanto potremmo dire membro ad onore della gioventù femminile, e oggi ho capito anche il perché, poi lo dico un po' meglio, diciamo. Lui ci ha aiutato a accogliere questa dimensione della modernità, soprattutto di una modernità nel presentare la santità di Armida Barelli, che non è soltanto la santità della porta accanto, con questa espressione molto bella che Papa Francesco ci ha dato con Gaudete Exultate, che noi quella santità ordinaria che posso dire con molta umiltà che chi vive l'esperienza dell'azione cattolica conosce, perché noi ne abbiamo visti i santi della porta accanto nei nostri gruppi. Se io ricordo la mia esperienza associativa dalla parrocchia fino all'esperienza che ho avuto il dono di vivere a livello diocesano nazionale, santi della porta accanto ne ho incontrati tantissimi, però il tema, la modernità non è solo per questa dimensione, diciamo, quotidiana, feriale, di un rapporto personale con il Signore vissuto in profondità e anche in semplicità. La modernità sta, secondo me, nella bellezza di come dalla storia di Armida viene fuori questo saper guardare, ai segni che il Signore compie nella vita del mondo, e quindi è quella fiducia nel Signore che nel mondo, nel regno di Dio che cresce, nel Signore che primerear, per usare, diciamo così, che cammina davanti al suo popolo, alla sua Chiesa, quella fiducia lì alimenta un servizio instancabile, alimenta uno stile di vita profondamente evangelico. È come per dire: il Signore ci precede in Galilea, noi dobbiamo darci da fare, andare avanti. Questa, secondo me, questa dimensione straordinaria di attualità e di modernità la rende vicina oggi, in questo tempo, quando
ci sentiamo esortati da Papa Francesco a metterci in una prospettiva di chiesa in uscita, noi diciamo, di missionarietà, laddove missionarietà non è la riconquista cristiana del mondo. Si usavano queste espressioni, anche Ernesto le ha citate, ma io penso che tutta l'esperienza spirituale della gioventù femminile, dell'esperienza associativa, che poi diciamo, si è arricchita diciamo, di questa esperienza spirituale, ci mostra che non è, il problema non è la riconquista cattolica del mondo, ma è riportare al Signore, perché il Signore ha ricapitolato Lui già tutte le cose. Non è una cosa che dipende da noi, non ci esime dal dare tutto noi stessi. Non ci esime dal metterci completamente a disposizione. Ecco, io penso che questo è un tema spirituale interessante. Infatti, dicevo Ernesto, dovremmo su questa la modernità della santità di Ermita Barelli, dell'idea di santità che viene fuori, che diciamo della l'eloquenza di quella santità, la capacità di oggi, per l'oggi di dire davvero, davvero tantissimo. C'è un come un filo, ascoltando Ernesto mi veniva questo momento, c'è come un ordito che attraversa la trama della storia associativa, che mette insieme l'esperienza spirituale della gioventù femminile, pensata, animata, sperimentata, potremmo dire, anche personalmente da Ermita Barelli, all'esperienza di Carlo Carretto, all'esperienza di Vittorio Bachelet, della scelta religiosa, che ci guida lungo questo cammino, questo sentiero di santità. Una santità, appunto, un desiderio di portare tutti gli uomini, le donne, i bambini e i ragazzi al Signore, perché possano tutti stare, vivere, rimanere con Lui, vivere in quella prospettiva bella che è illuminata dalla parola di Dio, che non è un bel discorso fatto tanto tempo fa, ma è qualcosa che oggi ha una grande potenza istitutrice, creatrice. Noi abbiamo il desiderio che tutti, allora, però siamo consapevoli che come dire, la missionarietà non dipende solo dalla qualità del nostro impegno. Dipende dalla capacità di riconoscere che oggi il Signore sta operando, che oggi lo Spirito sta facendo crescere. E quando noi non riusciamo a fare bene le cose, perché non siamo sintonizzati in quella lunghezza d'onda, e non lo siamo perché non mettiamo al centro della nostra vita personale e associativa davvero quella profonda, stile di spiritualità, quella capacità di conversione continua, di conversione spirituale, che non a caso in questo tempo di chiesa in uscita prende, come dire, con parole più moderne, il tema del discernimento comunitario, la sinodalità, non è altro che sono che indicazioni che ci vogliono fare scoprire questa centralità della dimensione spirituale nella vita della chiesa missionaria, perché la chiesa è missionaria, la chiesa è missione. Allora, penso, partire da questa attualità io credo che sia qualcosa di davvero prezioso, anche in questo tempo, noi viviamo un tempo, ma per certi versi ci sono degli elementi che in qualche maniera possiamo dire si somigliano, del periodo storico che il periodo che ha visto la nascita il fiorire della vocazione di Ermita Barelli e la nascita del movimento della gioventù femminile, dell'esperienza della gioventù femminile. Potremmo dire anche quella era un'epoca di grandi cambiamenti, anzi direi cambiamenti tumultuosi come quelli che oggi stiamo vivendo, cambiamenti che in qualche maniera rappresentano il ridisegno del sistema istituzionale. Quello era il periodo in cui poi avrebbe dato, in cui sarebbero esplose le grandi guerre mondiali, in cui come gli stati nazionali tra di loro si ricomponevano e ricomponevano sistemi di strategie e di alleanze per il controllo delle risorse, e questo, come dire, che poi hanno dato vita ai contrasti della che sono esplosi nelle guerre mondiali. Una cosa che mi pare che anche oggi, nel tempo che stiamo vivendo, laddove stati nazionali, gruppi di stati,
tra di loro si trovano a cozzare, a combattere nei modi anche moderni e raffinati con cui oggi si fa la guerra, che è certamente quella violenta che stiamo vedendo in Ucraina, ma è anche quella violenta che passa attraverso la rete, l'hackeraggio, attraverso il controllo dell'energia, attraverso la speculazione dei prezzi delle materie prime. Cioè, la guerra procede sempre in maniera con me sempre più raffinati, ma poi anche quello che succede dentro gli stati, dentro le società, di fronte a tutto questo c'è, come dire, una fatica a far crescere, come dire, la dimensione della vita comunitaria, perché le persone sono lacerate da un grande individualismo. Ma penso che anche allora l'affermazione di una certa cultura liberale aveva questa direzione, diciamo, di un libertarismo, di un radicalismo. E quindi, come dire, è molto bello, secondo me consolante per noi, vedere come lo spirito in quel tempo lì, che poi non è tanto diverso come il tempo che stiamo vivendo, ha suscitato una vocazione come quella di Armida Barelli. E perché no? Forse anche in questo tempo il Signore e lo Spirito stanno suscitando altrettante vocazioni, esperienze belle. Allora a noi anche il compito, alla Chiesa, ma anche alla nostra associazione, il compito di guardare con attenzione, di promuovere, di accompagnare, di accompagnare la fioritura dello spirito, di custodirla. Ecco, forse anche questa è una prospettiva con cui dobbiamo rileggere il nostro lavoro educativo, proprio per dare continuità a questa grande intuizione, perché non possiamo non dire, c'è una grande intuizione educativa, pedagogica, di cui noi siamo, l'esperienza associativa così come si è strutturata deve tanto a quell'intuizione, all'esperienza della gioventù femminile. Io che ho lavorato gran parte del mio servizio associativo l'ho vissuto con i ragazzi, mi sono reso conto di che cosa ha significato, come dire, nell'esperienza della CR, quegli anni di riflessione, di studio, di approfondimento che derivavano da quelle che una volta si chiamavano le sessioni minori e che in gran parte erano affidate alle donne di Azione Cattolica. Sono state loro che hanno elaborato, studiato, quindi siamo grati a loro per aver avuto questa grande intuizione, cioè fare dell'Azione Cattolica un ambiente formativo, educativo, centrato sulla spiritualità, centrato sull'incontro, una delle quattro mete della CR, l'incontro personale con il Signore. Cioè, il centro della nostra formazione è l'incontro personale con il Signore. Il progetto formativo attuale che abbiamo aggiornato in recente sottolinea questa dimensione di incontro personale con il Signore, di conformazione, no, all'immagine del Signore, ma anche una formazione che è con tutti e per tutti. A me piace questa espressione semplice, perché dice di queste due linee, una formazione che non si fa da soli, e questo dalla storia dell'anima, per dire, di Armida Barelli, viene fuori una persona che non era sola, che ha affrontato quei passaggi che lei ha riconosciuto come passaggi per sé, come salti di qualità, direbbe Segueri, salti di qualità importanti, no? Però ha vissuto insieme agli altri, nel momento della morte, questa cosa non lo sapevo, ha voluto stare con la comunità. Io posso dire dalla mia esperienza personale, una delle cose che ho imparato in Azione Cattolica, la prima cosa che ho imparato è che la preghiera è la preghiera con la Chiesa, sempre. Perché quando tu preghi, in Azione Cattolica io ho imparato che la preghiera non è un soliloquio con il Signore, no? Ma è un pregare con la Chiesa. E questo credo che sia un elemento prezioso, formativo, che costruisce l'ecclesialità. Perché la Chiesa, la Chiesa, diceva Monsignor Del Monte, la si genera, non la si organizza, non è che la Chiesa è un patto territoriale, che l'organizza, cioè. È chiaro che dobbiamo fare tante cose, ci sono tanti aspetti organizzativi importanti, ma c'è un aspetto spirituale, generativo, formativo. Allora io penso, ecco, una formazione con tutti, una formazione per tutti, il tema del servizio, no? La vita, penso, questo è, secondo me è un carattere, come dire, una prospettiva straordinariamente interessante. Se c'è qualcosa che oggi
provoca dell'esperienza associativa è la sua gratuità. In un tempo in cui anche il terzo settore, cioè la società nella sua complessità si è molto articolata, si è molto raffinata, però anche tutto quello importante come settore della vita sociale che ha a che fare con la cura della vita delle persone, dalla cura sanitaria, la cura sociale, la cura... è diventata una cosa importante. Io le studio queste cose, per certi versi diciamo ha un valore tutto questo, però talvolta nella professionalizzazione, nella dimensione dell'efficienza, dell'organizzazione, dell'efficacia, si perde quella natura di gratuità. Mentre noi, che forse per organizzazione qualche miglioramento, non siamo proprio, diciamo, potremmo avere qualche margine di miglioramento, ecco, da questo punto di vista. Sebbene, diciamo, non è, questo, la GF, diciamo, c'è maestra di capacità organizzativa. Però la forza della nostra organizzazione è data dalla gratuità con cui costruiamo quotidianamente il nostro servizio. Una gratuità che è ancora attraente, che interroga. Interroga i genitori che guardano gli educatori della CR che dedicano tempo gratuitamente ai propri figli, sono interrogati da questo. Una comunità che si prende cura di spazi comuni, di spazi pubblici, lo fa gratuitamente, interroga le persone. La gratuità è un potente, è molto eloquente, è molto, pone tante domande. Io penso che questo sia un elemento importante della qualità del nostro servizio, per cui non lo dobbiamo perdere, perché dal lato è vero che dobbiamo essere più capaci, più organizzati, più efficaci, utilizzare bene gli strumenti che oggi il pensiero sociale, il pensiero organizzativo ci mette a disposizione, però non dobbiamo smarrire questo elemento di gratuità, e la gratuità deriva da sempre da quella radice spirituale, dall'accogliere la vita come dono, dal sentirsi, come dire, riempiti da un dono, dal vivere l'associazione come un dono. L'associazione non è un peso, non è un insieme di cose da fare, non è qualcosa che deve funzionare, o almeno potremmo dire non è solamente questo, è soprattutto qualcosa da ricevere come un dono per la nostra vita, come un dono che ci riempie, che ci dà pienezza. Io posso dire, penso che Ernesto può fare la stessa testimonianza, che noi siamo, come dire, nonostante in alcuni passaggi della vita abbiamo avuto impegni di responsabilità, però abbiamo anche vissuto momenti di vita, passaggi di vita personale, familiare, professionale, che sono stati riempiti, moltiplicati nella bellezza dalla fatica del servizio associativo. Non c'è stato mai contendibilità tra uno spazio di servizio nell'associazione e quindi nella Chiesa e un impegno nella vita sociale. Non c'è prima uno e poi l'altro. Alle volte noi ragioniamo così, prima questo e poi l'altro. No, ma insieme, ecco, un tenere insieme. Ma questo si può fare solo se c'è un... ecco, come l'esperienza spirituale di Ermita Berri ci insegna, se c'è un lavoro spirituale profondo che facciamo tutti insieme. Ecco, allora io credo che di fronte a questo, diciamo, cambiamento di epoca che stiamo vivendo, la figura di Ermita ci aiuta e ci esorta ad assumere una postura trasformativa. Mi bacchetta un po' Ernesto. Forse la GIAC in quegli anni aveva una grande tensione politica, c'era un grande desiderio prima di difendere un certo schema e poi di far crescere. Dalla GIAC ereditiamo, dai giovani, dai maschi, diciamo, ereditiamo la nostra grande passione per il bene comune, che anche oggi l'associazione ha. Una passione, come dire, che per certi versi ha una portata trasformativa, ma forse dall'esperienza femminile abbiamo... ereditiamo qualcosa davvero di più prezioso per questa, una trasformazione che inizia e che matura dal di dentro. Oggi potremmo definirla come la trasformazione della cura, il paradigma della cura di cui oggi parlano
parlano, sì, parlano tantissimi studiosi, tantissime, diciamo, come dire, persone che anche riflettono di politica. Cioè la cura, la capacità di trasformare appunto dal di dentro in profondità, del prendersi cura di ciò che è nascosto, che è qualcosa di tipicamente femminile, e di prendersi cura della dimensione spirituale, lo sviluppo, la crescita, la pace, la convivenza sociale. Non possono, se non hanno un'anima, se non hanno, non vengono curati dal di dentro, non saranno mai significativi, resteranno qualcosa di superficiale, qualcosa che non risponderà alla vita, al bisogno di bene, di felicità che oggi le persone hanno. Allora davvero questa, diciamo, stile, questa postura trasformativa alimentata in uno stile di discernimento e di conversione, credo che sia un elemento importante, come dire, una prospettiva, un paradigma, se vogliamo, importante, che viene dalla vita, dalla bellezza, della santità che ci dice Armida. Provo, vado verso, mi gioco gli ultimi 10 minuti che mi sono stati assegnati, dicendo, provando a dire cosa dice oggi la vita santa della nostra sorella maggiore alla nostra associazione. Innanzitutto ci ricorda che l'azione cattolica è per la comunità e nella comunità. Noi abbiamo preso sul serio l'invito che i nostri vescovi ci hanno fatto a immergerci nel percorso del sinodo, perché noi crediamo che il sinodo, cioè rileggiamo il sinodo della prospettiva del concilio, di una chiesa che è nel mondo, che desidera farsi dialogo, che desidera incontrare le persone. Allora vogliamo davvero prendere sul serio questo percorso, che è un percorso di ascolto in questa fase della vita della Chiesa, un percorso un ascolto però vero, profondo. Ascoltare vuol dire darsi tempo, dare tempo agli altri, darci occasioni che non siano forse le nostre occasioni standard, occasioni che devono maturare non solo in modo programmato, ora facciamo l'incontro per ascoltare le persone, ma anche in modo non programmato, nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo diventare una comunità che è capace di ascoltare le persone, di accogliere le domande delle persone, senza avere la preoccupazione o la fretta di rispondervi. Non abbiamo il prontuario, gli strumenti che la Chiesa ci dà non sono un prontuario per rispondere a tutte le domande delle persone, sono un orientamento per assumere in profondità quelle domande e condividerle insieme, e cercare insieme la forza di cercare insieme la forza di una risposta importante. Allora io penso che questo sia la Chiesa sinodale, una Chiesa rigenerata da comunità, e direi da un'associazione che riscopre il suo essere una associazione fraterna. C'è una categoria che piace molto a Ernesto e a me, che è quella dell'amicizia. Se c'è qualcosa, l'associazione è una rete di amici che non si sono scelti sulla base di criteri elettivi, così, di simpatia o di interesse, diciamo così. Noi ci siamo trovati, siamo stati convocati e abbiamo sperimentato la bellezza del camminare insieme, di un'amicizia che è un'amicizia innanzitutto spirituale, che è un'amicizia per il bene, un'alleanza, potremmo dire, del bene che facciamo tra di noi. Allora un'amicizia illuminata dalla fraternità e dalla sororità, ecco. Se così facciamo contente le teologhe che hanno un po', diciamo, alzato la testa quando il Papa ha scritto la Fratelli Tutti, fratelli e sorelle tutti. Perché la comunità ha bisogno oggi di essere rigenerata dalla cura delle relazioni. La pandemia ce l'ha spiegato, noi stiamo rischiando di perdere un po' tutto. Io lo dico però con la fiducia che poi la Chiesa la fa il Signore e lo Spirito Santo, e quindi, diciamo, non perderemo niente, è un cammino che, come dire, il meglio deve ancora venire, la prospettiva è sempre positiva, però tante prassi sono messe un po' alla prova, tanti modi di fare, tanti modelli organizzativi, sociali sono messi alla discussione. Quello che io posso dire è che, guardando all'esperienza associativa, il grosso scossone che sono stati gli anni della pandemia ha fatto cadere forse tante foglie secche, ma ha fatto rimanere delle cose importanti, cioè ci ha fatto capire che l'associazione è una tessitura di legami importanti, di persone che si prendono cura reciprocamente,
e dobbiamo fare in modo che le comunità siano così, quindi comunità rigenerate da relazioni fraterne, da relazioni di cura reciproca, di accompagnamento reciproco. Seconda cosa che volevo dire è il tema della generatività, ecco, un altro uso delle parole attuali, rileggendo però, come dire, rileggendo, diciamo, l'esperienza della nostra sorella maggiore. Vogliamo, come dire, costruire insieme significa lavorare per un noi più grande, per un noi generativo. Un noi più grande è un noi generativo, ecco. E questo ci porta a essere una comunità che tesse continuamente per l'insieme. Noi oggi nel linguaggio attuale associativo questa cosa la chiamiamo la scelta del fare alleanza. Fare alleanza non è semplicemente fare rete. Rete è un concetto tipico, diciamo, che usano in tantissimi, bisogna fare networking, bisogna fare partenariati, sono concetti, li dico appositamente con le parole inglesi con cui vengono utilizzati per dire, sono concetti che appartengono a tanti contesti della vita sociale e dei modelli istituzionali. Ma fare alleanza è molto di più che fare rete, perché fare alleanza significa scoprire di essere stati messi insieme, costituiti insieme, scoprire la bellezza di che cosa vuol dire davvero stimarsi reciprocamente, stimare quello che l'altro è prima di quello che l'altro fa. Allora per noi fare rete è fare alleanza, è qualcosa di più importante che fare rete, è gustare la bellezza del camminare con gli altri, sentirsi rigenerati dagli altri, perché l'incontro con l'altro, se è un incontro vero, se è un incontro che, come dire, è qualcosa di più che la somma tra due individualità, è una moltiplicazione che rigenera. Allora fare l'alleanza per noi, scoprire tutti questi percorsi di collaborazione, di cooperazione che stiamo cercando di fare, sono strumenti che sono a servizio però di questa grande visione, diciamo, questo, quello che il Papa oggi chiamerebbe il grande patto educativo che siamo chiamati a fare per questo tempo. Ultime due cose, come dire, cosa dice la vita della nostra sorella maggiore dell'associazione, altre due cose, no, non ci sono risposte a buon mercato. Di fronte alle grandi sfide che abbiamo non ci sono risposte, soluzioni immediate, bisogna stare nelle domande. Allora questo per noi oggi è fare della nostra associazione un grande laboratorio. Noi lo usiamo sempre questa idea del laboratorio, però il laboratorio dobbiamo stare attenti, perché ci sono tanti tipi di modelli di laboratorio. C'è il laboratorio, quelli degli scienziati pazzi che fanno le formule, cioè sono i laboratori dove la vita viene distillata in forme atte, e quei laboratori non sono buoni, perché non ci aiutano, ci estraniano, ci portano lontani. Invece ci sono laboratori in cui si sperimentano cose che servono per la vita. Allora il nostro laboratorio deve essere un modo per sperimentare modelli, metodi, che ci possano fare accompagnare di più la vita delle persone, con quella genialità che ha avuto anche l'esperienza della dell'Azione Cattolica sempre, ma in particolare quella della gioventù femminile, la capacità di rispondere alle domande che le persone hanno e con loro fare strada per cercare percorsi significativi. Tutte le persone vogliono essere felici, tutte le persone aspirano a un bene, le persone aspirano a una società migliore, a un pianeta pulito. Ci sono tante domande belle che oggi travagliano la vita delle persone. Allora per noi stare con quelle domande, farci alimentare percorsi di ricerca da quelle domande, per noi diventa un modo per vivere, anche per rigenerare la vita associativa stessa. Non dobbiamo stare chiusi ad aspettare che le persone vengano a capire le cose che noi non sappiamo più dire. Non fatevi domande, ha detto il Papa all'Azione Cattolica nel 2017, non ponete domande, non date risposte a domande che più nessuno si fa. Fatevi rigenerare dalle domande delle persone. E l'ultimo, la cura della fragilità. Mi piace moltissimo questa, diciamo,
mi ha stimolato moltissimo quando Papa Francesco nella Laudato Si ha dato una definizione del bene comune un po' provocatoria, cioè provocante. Lui a un certo passaggio dice: il bene comune immediatamente si trasforma come opzione per organizzare per i poveri. Cioè lui dice il bene comune è il bene, una società si tiene se tiene insieme le parti più fragili. Il bene comune è tale se è un bene inclusivo. Papa Benedetto nella Caritas in Veritate aveva detto il bene comune è il bene di noi tutti, quindi c'è un noi tutti che precede, diciamo, il bene comune. Ed è molto, molto interessante, perché ci fa dire che ci dobbiamo prendere cura della fragilità, ci dobbiamo prendere cura delle persone che rischiano di essere escluse dalle nostre comunità. Allora, se vogliamo davvero una C che sia con tutti e per tutti, non dobbiamo trascurare le fragilità. Ieri sono stato al convegno del settore adulti, ho fatto un intervento di saluto scappando, come ormai la mia vita è tipica, e però ho avuto il tempo di conoscere un giovane adulto che viene da un gruppo di Azione Cattolica molto speciale, che si è formato dentro il carcere di Rossano. Un giovane che ha detto: io ho sbagliato, ho pagato, grazie all'Azione Cattolica questo si è riscritto all'università, ha un progetto di vita, ha intenzione di continuare a vivere l'associazione. Mi è sembrata una cosa molto bella, che mi ha fatto capire che nel posto più assurdo che noi possiamo immaginare, in un carcere, è nata un'esperienza di adulti giovani di Azione Cattolica che avevano una domanda e avevano anche un bisogno, quello di sentirsi riconosciuti nella loro possibilità di riscattarsi, di rialzarsi, di pagare il proprio debito nel confronto dello Stato, però di continuare a camminare, di guardare con fiducia alla vita, di sentire... hanno sentito risuonare quella parola d'amore del Vangelo, che il Signore che dice: alzati, rialzati, mettiti in piedi, cammina, vai. Ecco, penso che questa è una cosa che noi oggi potremmo fare in tanti contesti e rispetto a tante situazioni di vita. Ho portato questa che può sembrare la più paradossale. Ora, questo non significa che dobbiamo diventare i volontari del carcere, attenzione, non è... ci sono tante situazioni della vita delle persone che chiedono di sentir risuonare la parola del Vangelo. Probabilmente già quella parola è presso quella persona, però spesso la comunità non la fa risuonare, non va da cassa di risonanza perché quella parola sia forte, sia percepita con quel timbro, diciamo, di rigenerativo che ha. E allora, io penso che per tanti motivi oggi la beatificazione arriva in un momento bello, perché all'indomani di questi anni un po' faticosi noi sentiamo il bisogno di rilanciare l'esperienza associativa, perché sentiamo anche, sappiamo che non tutto è scontato, che non potremo andare avanti per inerzia. Sentiamo più che mai, come forse hanno sentito tante generazioni associative prima di noi, che molto è affidato alla nostra responsabilità, molto è affidato alle nostre mani, molto è affidato alla nostra capacità di sentire, come dire, spiritualmente, profondamente questa responsabilità nei confronti del tempo presente. Allora io penso che la figura di Almida in questo senso ci illumina, una figura straordinariamente luminosa, ma è anche... come dire, una compagna di strada familiare. È stato molto bello il 30 aprile a Milano ritrovarci con tanti noi, mi sembrava, ho detto, è una festa di famiglia, è stato veramente una festa di famiglia, e vedevo nei volti delle persone questo entusiasmo, quindi capisco che questa beatificazione arriva in un momento importante. Una figura straordinaria quella di Armida Barelli, una figura profetica che ci mostra come il Vangelo, se accolto in modo semplice ma profondo, dà forma sempre a una vita bella. E una vita è bella perché è piena, ed è piena perché è donata sempre con grande amore. Grazie. Ho preso 5 minuti in più, mi ha detto 30-35 il Presidente, a dire la verità. Grazie a Giuseppe, perché ha messo in evidenza questi elementi molto importanti, anche associativi, nel senso del servizio, della comunità,
dello spendersi per gli altri e della popolarità, che è un concetto a cui noi teniamo molto. Adesso affidiamo le conclusioni al nostro Vescovo. Eccellenza, l'evento di oggi non è solo un momento celebrativo, ma la raccolta di una testimonianza che deve suscitare in noi un continuo cammino di conversione, come diceva appunto Giuseppe. E la beatificazione è un momento di grazia per la Chiesa. Eccellenza, le chiedo cosa possiamo leggere in filigrana dalla vita di questa sorella maggiore. C'è un progetto di santità per tutti noi? Armida veramente testimone di una speranza, speranza con la S maiuscola. Grazie al Presidente diocesano Mario e grazie di cuore Presidente nazionale, a Giuseppe e a carissimo Ernesto, con il quale abbiamo lavorato insieme quando lui era vicepresidente del settore adulti d'Azione Cattolica, in via della conciliazione 1. Mi premuro innanzitutto di salutare il nostro rettore del seminario con i seminaristi che sono qui presenti a questo convegno, a questo incontro, perché sono destinatari primi di questo, in quanto domani saranno loro i pastori nelle varie comunità parrocchiali e dovranno occuparsi e preoccuparsi di formare laici, uomini e donne all'altezza della loro vocazione laicale e della comune vocazione alla santità. E saluto anche la delegazione arrivata dalla diocesi di Ragusa, ecco, vedo Vittoria, vedo Ragusa, insomma ci siamo, ecco, diocesi di Ragusa. E tutti voi qui presenti. Allora, da quanto ha detto Ernesto e ha detto Giuseppe, cose veramente profondissime, ma dette con una semplicità, com'è tipico dello stile laicale, io vorrei cogliere alcune cose. Innanzitutto emerge ancora una volta un rapporto fra Milano e Caltanissetta molto 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 forte, non solo come ha sottolineato Don Salvatore Romeo, fra Armida Barelli Milano e Antonietta Mazzone a Caltanissetta, ma un rapporto forte che viene fuori anche da Giulia Vismara di Milano e la venerabile Marianna Mikoroxas, le quali hanno dato vita a quella via nuova che era la consacrazione laicale nel mondo, gli istituti secolari. Ecco, Giulia Vismara è stata, se non la prima, una delle primissime in Italia con la Compagnia di Sant'Orsola, a cui aderì Marianna Mikoroxas. Quindi c'è questo legame, questa intesa di donne che è innamorate della loro laicità e della loro presenza in quanto cristiane nel mondo, si sono consacrate totalmente al servizio di Dio e della missione nella Chiesa. Poi vorrei sottolineare, perché è venuto fuori la spiritualità, la formazione, vorrei sottolineare questa vocazione alla santità. A mio parere, negli anni, fine anni 80 e primi anni 90, l'Azione Cattolica ha travisato totalmente il senso della scelta religiosa
e faceva comodo alla gerarchia ecclesiastica, in particolar modo alla CEI, che l'azione cattolica si richiudesse nelle sacrestie e che non si interessasse di politica, di problematiche sociali. Alla fine degli anni 90, invece, quando si è visto che il laicato cattolico nel mondo politico era annacquatello, hanno spinto di nuovo i laici. Ma se l'azione cattolica ha perso terreno in ambito politico e sociale, la colpa è della gerarchia ecclesiastica. Su questo io non ho dubbi e lo dico oggi da vescovo. Lo denunciavo ieri da assistente della Fucci, lo dichiaro oggi da vescovo. Purtroppo l'azione cattolica ha fatto l'errore di seguire con un eccessivo zelo servile le indicazioni della gerarchia, che non coincidevano poi col magistero vero e proprio, che diceva tutt'altro. Quindi la vocazione alla santità che bisogna riprendere, la scelta religiosa che bisogna riprendere, è dare il primato alla formazione spirituale, perché solo da cristiani autentici si può pensare di essere lievito, trasformante, come diceva anche Giuseppe, della società. Se Armida Barelli affermava «io credo semplicemente tutto quello che la Chiesa insegna», bisogna riscoprire in profondità quello che la Chiesa insegna, che non è quello che un vescovo, un presidente della CEI o un presidente di un pontificio consiglio dice. La Chiesa è molto, molto, molto di più, quindi bisogna radicarsi nei principi forti della fede. L'altra sottolineatura è che mi sembra molto bello, e forse oggi è giunto il tempo di avviare questo movimento evangelico femminile nella Chiesa e nel mondo, un movimento evangelico femminile, sia perché in parte l'azione cattolica, ma la Chiesa, è fatta di donne, sia perché è l'ora che le donne, invece di pensare a fare le parrocchesse o le vice parrocchesse, pensassero a essere donne in un movimento lievitante di Vangelo. Penso per esempio alle donne di Azione Cattolica oggi, quelle che io ho conosciuto. Ne cito solo quattro, due che sono in cielo e due che sono ancora in terra. Delle due che sono in cielo, penso a Patrizia Pastore, che è stata la mia prima presidente nazionale della FUCI, che ho accompagnato anche negli Stati Uniti. Ho accompagnato all'altare, celebrando la messa del matrimonio. Ho accompagnato nelle braccia di Dio, celebrando il suo funerale. Un'icona straordinaria di donna che nella sua autonomia di pensiero ha sempre tessuto comunione e ha testimoniato la bellezza semplice, libera, di essere donna. L'altra è Concetta Scribano di Ragusa, morta proprio di recente, due sorelle consacrate, signorine, morte a distanza di 10 giorni l'una dall'altra,
Concetta è stata la prima donna presidente diocesana dell'Azione Cattolica di Ragusa. Ma veramente, dico, è andata in odore di santità. Lei, fra l'altro, mi ha cucito uno splendido camice per la mia ordinazione diaconale, me lo ha regalato e ce l'ho ancora, tuttora, intatto, e lo uso. Donne sante. Fra le due donne ancora viventi, penso ad Annalisa Icardi, oggi priora delle Carmelitane a Genova, che sono andato a trovare insieme ai miei seminaristi. Penso a Paola Bignardi. Sono testimoni, ma così, senza rumore, senza clamore, senza mai cercare la visibilità e i primi posti. E questo per me è stato un dono grande. L'altra cosa è l'amicizia, come ha sottolineato anche Giuseppe, ma io penso a tutti gli scritti sull'amicizia, agli insegnamenti sull'amicizia, allo stile di amicizia che voleva in associazione sia Don Giambattista Montini in Fuci, sia Don Costa. Quindi persone che hanno curato l'amicizia, perché l'associazione deve essere una casa di amicizia, e in questo senso può nascere la speranza. Un altro particolare che vorrei sottolineare è la bellezza nella fatica. Io non mi appartengo più. Penso che sia questa la scommessa della gratuità e nel dono di sé. Io non mi appartengo più. E infine vorrei chiudere con quanto diceva Ernesto su Armida, anticipatrice del Magistero. E io, la mia esperienza è stata con la Fuci. Penso a quante cose il Magistero, dopo decenni, ha detto che in Fuci erano già state approfondite. Penso a quanto ha pagato Don Montini per aver fatto celebrare la messa in italiano, aver messo insieme i giovani universitari e le signorine universitarie nelle settimane teologiche a Camaldoli, dove si celebrava in italiano e anche i salmi venivano cantati in italiano. Come è stato ripreso dalla segreteria di Stato in maniera forte. E poi nel 1932 è stato rimosso da assistente nazionale della Fuci, perché di fatto questo è accaduto. Certo. Ma penso ad anni più recenti, al 1991, quando la Fuci al Congresso Nazionale di Salerno lanciò la proposta di un sinodo della Chiesa italiana. E quando nelle tesi congressuali a Pavia nel 1993 lanciò l'idea di uno stile di sinodalità nella Chiesa, questo era il termine, sinodalità, nella Chiesa, nell'università e nella politica, nel Paese. E a parte Giovanni Paolo II, il cardinale Sodano, il cardinale Pupart, il cardinale Echegaray e i laici, solo i laici della Presidenza Nazionale di Azione Cattolica, tutti gli altri, in CEI,
E gli assistenti, tutti gli assistenti di Azione Cattolica, si sono schierati contro la Fucci perché vedeva una Chiesa eccessivamente democratica, confondendo la sinodalità con la democraticità della Chiesa. Oggi è un termine tornato così di moda che io non lo uso più, perché mi piace dire le cose. Quando diventa di moda è già così abusato e così frainteso che preferisco tornare ai temi e ai termini fondanti della teologia, che sia cristologia o ecclesiologia. Ma come, perché dico questo? Non per rivendicare chissà che, ma perché quando si vive quella vocazione alla santità, quando davvero si vive quel pas, preghiera, azione, sacrificio, e si vuole cercare la volontà di Dio in piena comunione con la Chiesa, allora sempre si è movimento di speranza e anticipazione di futuro. È quello che io auguro oggi all'Azione Cattolica, perché la Chiesa ne ha bisogno, perché il mondo ne ha sete. Questo è il mio augurio. Grazie a tutti i nostri relatori, grazie per le profonde riflessioni, ma anche per gli aneddoti simpatici che ci hanno raccontato, specialmente Ernesto, poi per la profonda riflessione associativa di Giuseppe e per le conclusioni del nostro vescovo. Grazie. Grazie a tutti gli intervenuti, un grazie al Rettore che ci ha accolto e ha accolto anche il dottor Rettore. Grazie a tutti, alla presidenza. Grazie a tutti e un grazie particolare anche agli amici di Ragusa. Grazie.